mercato del lavoro italiano, che ovviamente è andato malissimo dal 2008 fino al 2014, è stata una catastrofe sostanzialmente, ha invertito la tendenza. Non è una grande inversione di tendenza, però è un passaggio significativo. Domanda: questo relativo vantaggio dei laureati negli anni, nel trovare il primo lavoro, perché ci sembra piccolo? È in effetti piccolo, perché se noi lo confrontiamo col vantaggio che hanno i laureati rispetto ai meno istruiti negli altri paesi, in altri paesi la probabilità di trovare lavoro con un titolo alto di studio per i giovani è molto più alta, cioè si trova il lavoro più in fretta se si laurea rispetto a chi si ferma prima. In Italia lo scarto è di pochissimi mesi, 1 o 2 mesi di scarto. Produrre delle competenze richiede, ahimè, costi di investimento. Per esempio, formare bene gli insegnanti, motivare bene gli insegnanti è decisivo. Tutti gli studi sulla scuola ci dicono che la figura dell'insegnante è cruciale per la formazione degli allievi. Se pensiamo, per esempio, io non sono un esperto di scuola, ma all'università italiana ha un rapporto docenti-studenti assolutamente squilibrato rispetto a qualunque paese sviluppato. Il dibattito sulla scuola in Italia è tutto centrato sulle carriere degli insegnanti, sì, ma non su cosa si insegna e come si insegna. E anche sull'università l'attenzione sui concorsi e meno sulle, come dire, anche sugli investimenti nelle risorse e anche di risorse di personale. L'Italia è l'unico paese europeo che con la crisi ha ridotto gli addetti in istruzione. Chiunque sta all'università sa che la riduzione di personale è stata significativa. Abbiamo 2 minuti, prego. Quali sono le facoltà universitarie che danno i migliori sbocchi lavorativi attualmente? La risposta è molto semplice da questo punto di vista. La risposta sono sempre ingegneria in testa e alcune discipline scientifiche, non tutte, perché biologia, per esempio, dà pessimi esiti.